34 mesi di governo a Catania e il classico bilancio di metà mandato, quello che questa mattina al centro direzionale San Leone ha visto il sindaco Enzo Bianco analizzare dati e obiettivi raggiunti e i progetti ancora da realizzare. Il tempo del raccolto è il nome dell'evento che il primo cittadino ha voluto organizzare in due diversi momenti. Il primo questa mattina, rivolto agli stakeholder della città, dalle rappresentanze professionali a quelle associative, dal mondo produttivo a quello delle istituzioni. C'erano proprio tutti in mattinata nell'aula adunanze del centro direzionale San Leone, dai lavori in corso dei martiri alla metropolitana, dalla banda ultralarga alla raccolta differenziata, tanti i punti affrontati da Bianco nel corso dell'evento. Ho un grande sogno, è quello che questa città, che è meravigliosa, che ha molto sofferto in questi anni, che per un periodo è stata letteralmente al buio, torni a essere un punto di riferimento per il sistema paese. A me piace questo, piace guidare questa città, piace farlo sino a quando avrò la possibilità, la forza, l'energia, i catanesi lo vorranno, piace dare a questa città quell'orgoglio che aveva smarrito. Quando sono andato a fare il sindaco di Catania mi sono fornito di una bacchetta magica e rispetto alla condizione che ho avuto quando mi è stata consegnata ho cercato di esercitarla. Naturalmente non penso neanche per un attimo che tutti i problemi di una città del sud complicata come questa siano stati risolti. Molte questioni sono state risolte e altre saranno risolte ancora. Fra pochi mesi a Catania inizia una gigantesca operazione di realizzazione della banda ultralarga della città. Catania è una delle 5 città prescelte, l'unica non capoluogo di regione. A Catania avremo la possibilità di una connessione di 1 gigabyte, 10 volte quella che oggi ha la città e la più potente tra le grandi città europee. Avremo fra pochissimi giorni lo sblocco, finalmente dopo 50 anni, della vicenda di Corso Martiri a Libertà e nel corso dell'anno inizieranno i lavori. Avremo a Catania nei prossimi mesi la partenza in tutta la città della raccolta differenziata, porta a porta, eliminazione dei cassonetti, una città pulita in cui consegnare l'immondezza costa molto meno e conferirla in discarica. Avremo metropolitana, i lavori continuano e già quest'anno avremo la possibilità di arrivare nel centro della città a Piazza Stesicoro con la metropolitana. Questo significa minore traffico e una qualità della vita migliore della città e molti altri progetti. Oggi c'è una coralità di lavoro nella città, non solo da parte del sindaco, ma da parte dell'università, delle forze dell'ordine, della magistratura, dell'autorità portuale, del porto, dell'aeroporto, che stanno scommettendo per fare di Catania una delle punte più avanzate rispetto al sud del paese, un esempio di come il sud ce la può fare. Ripeto, con i 1000 problemi che abbiamo ogni giorno e le 1000 difficoltà di chi ha pochi soldi, molta fantasia e una gran voglia di lavorare. Mi piacerebbe che questa città tornasse a essere considerata in tutti gli organismi nazionali e internazionali. Pensate alla soddisfazione di oggi di essere il capo della delegazione italiana al Comitato delle Regioni dell'Unione Europea, eletto all'unanimità da tutti i presidenti di regione e da tutti i sindaci. Pensate alla soddisfazione di essere presidente del Consiglio Nazionale dell'ANCI. Mi basta, e per dirlo in inglese, ma sopecchia. L'INPS sbloccherà la cassa integrazione guadagni ordinaria per la ditta Winjet S.p.A. in concordato. La verifica ispettiva da parte dell'Ispettorato del Lavoro si è infatti conclusa positivamente. Lo comunica la Filt CGL di Catania, ricordando che la verifica a carico della ditta Winjet S.p.A. si era inceppata a causa di un problema burocratico. Il Ministero del Lavoro aveva infatti inviato una nota alla Direzione Territoriale del Lavoro Etnea lo scorso 1 aprile per avviare l'ispezione. La nota su PEC non venne però mai ricevuta dalla Direzione Territoriale e nel frattempo gli oltre 500 lavoratori non hanno percepito alcuna forma di sostegno al reddito perché dal 19 dicembre 2015 l'INPS non ha mai erogato somme. Sorpreso dai carabinieri in viale Biagio Pecorino mentre vendeva droga ad alcuni assuntori. Fermato e perquisito, è stato trovato in possesso di circa 120 grammi di marijuana già suddivisa in dosi e di 200 euro in contanti, incassati precedentemente dalla vendita dello stupefacente. A finire in manette, Roberto Savasta, 29 anni di Mister Bianco. La droga e il denaro sono stati sequestrati mentre il pusher è stato rinchiuso nel carcere di Piazza Lanza. Debiti del Teatro Stabile di Catania non sono più un mistero. CGL e UIL provinciali hanno infatti consegnato i documenti pubblici che comprovano l'esistenza di quasi 4 milioni di euro di debito al 2014, soldi che si sommano agli 1,4 milioni dichiarati ieri e maturati nel 2015 con interessi passivi legati a mancati pagamenti di tasse per un totale di circa 7 milioni di euro. La regione ha sempre sostenuto di non conoscere l'esatto ammontare delle cifre di debito e ciò nei mesi scorsi avrebbe causato la mancata adesione al fondo di rotazione che avrebbe permesso al teatro e ai suoi dipendenti di ossigenare
le casse ed evitare disagi e gravi ritardi negli stipendi. I rappresentanti di CGIL e UIL e di SLC CGIL e Wilcom UIL, presenti al faccia a faccia di ieri in prefettura, hanno comunicato che adesso non sarà più possibile dire che non ci sono gli strumenti per conoscere la verità sullo stabile. Il sindacato vuole verità e trasparenza sui conti e non vuole fare sconti a nessuno. Il carteggio è stato consegnato da CGIL e UIL nel corso di una riunione tenutasi ieri a Palazzo Minoriti al prefetto di Catania e ai rappresentanti dei due enti istituzionali soci del teatro, il sindaco Enzo Bianco e l'assessorato regionale allo spettacolo, rappresentato da un dirigente. Grande assente il presidente dello stabile, Salvatore La Rosa, rappresentato dal suo vice, Jacopo Torrisi. Il TAR di Catania ha respinto il ricorso presentato da IPI e Oikos contro la proroga del contratto di servizio di igiene urbana e ambientale attualmente in gestione commissariale. L'atto è stato ritenuto legittimo perché validi sono stati riconosciuti i motivi che hanno determinato la proroga. Infatti, anche se il giudice afferma incidentalmente che avrebbero potuto essere prese in considerazione le obiezioni sul potere esercitato e sul tempo avuto a disposizione, esse vengono superate dalla necessità di tutelare quell'interesse pubblico che rappresenta il vero motivo per il quale è stato deciso di proseguire nella gestione commissariale. La decisione del TAR recepisce dunque le ragioni sostanziali che hanno determinato il sindaco e il prefetto a disporre la proroga del contratto e della gestione commissariale, provvedimenti che avevano già un limite intrinseco, quello del 30 giugno, individuato dalle stesse amministrazioni per celebrare una gara nel più breve tempo possibile. Dopo l'approvazione del piano d'ambito da parte della regione, il Consiglio Comunale potrà approvare il piano di intervento. Nuovo appuntamento con la Notte dei Musei promossa dal Comune di Catania. Questa sera i musei civici e siti monumentali saranno aperti dalle 19 alle 24 per offrire a cittadini e turisti visite con ingresso gratuito o tariffa ridotta. Saranno a ingresso libero il Palazzo della Cultura, il Catania Living Lab e l'Autobooks che sosterrà in Piazza Università. A tariffa ridotta dalle 19 la Basilica Cattedrale, la Badia di Sant'Agata, il Museo Diocesano, le Terme Chigliane, il Castello Ursino, i musei Emilio Greco e Belliniano, il Monastero dei Benedettini, il Museo Tattile e Palazzo Valle.